Buongiorno Fagnano, eccoci col consueto video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. E oggi è il 1° aprile. Con oggi è finito lo stato di emergenza causato dalla pandemia Covid. Questo vuol dire che non siamo ancora fuori dalla pandemia, ma siamo fuori dallo stato di emergenza. Quindi io in questo momento non vi do nessun dato relativo ai positivi a Fagnano, perché è giunto il momento di guardare un po' più in là, di essere un po' più positivi verso il futuro, nonostante i venti di guerra che arrivano dall'est, ma di essere un attimo ottimisti anche nei confronti del domani. Appunto riguardo ai venti dall'est di guerra, veniamo alla situazione degli ucraini. A Fagnano ci sono 33 persone di origini ucraine registrate e sono ospitate da 11 famiglie fagnanesi. I minori sono 15, di cui 4 sono bambini piccoli. È iniziato l'inserimento negli istituti scolastici del nostro paese e stanno seguendo alcuni anche la DAD direttamente con il loro paese di origine. La raccolta di cibo, appunto per le famiglie ucraine, entra in una pausa in questo momento. Io ringrazio tutte le persone che hanno portato qualcosa, sia di cibo che di generi di prima necessità, come anche discorso di cancelleria per le scuole, e ringrazio anche tutti quei volontari che si sono messi a disposizione per fare questo tipo di raccolta. La generosità è stata davvero alta. Un grande cuore dei fagnanesi e un grande grazie da parte mia e di tutta l'amministrazione comunale. Per quanto riguarda gli eventi culturali, domani allo spazio Optium di Via Patrioti alle ore 17 apre la mostra dedicata alla terra, mostra che sarà visibile sia nella giornata di domani sabato che in quella di domenica. Oggi è il 1° aprile, è il pesce d'aprile, non fate troppi scherzi. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, un inizio di settimana prossima e al prossimo video.